Grande festa ad Ischia per la professoressa Anna Colucci che nella giornata di ieri ha compiuto 100 anni. Il segreto per arrivare a quest'età, tanti amici che mi vogliono bene. I nostri auguri alla professoressa Colucci. Vediamo il servizio. Allora, professoressa Colucci, posso chiamare professoressa Colucci? No, sono Anna Colucci, semplice. Anna Colucci, 100 anni, pieni vissuti fino all'ultimo giorno. Sì, ma però non lo so, io sto bene, sono contenta di avere tutti questi belli amici che mi volete bene, che mi state vicino, c'è la mia stellina poi particolare, che io tutte le sere chiamo Antonietta. E ci sentiamo e ci vogliamo bene, l'unica cosa che mi è rimasta del garden, no, mi sa tante belle cose, sono contenta, basta Enrico, lasciami così. Ho sentito prima un giovanissimo suonare, sì. La musica fa parte della tua vita. Sì, un ragazzino molto carino, si chiama Nicola, e siccome la mia signora che lavora con me, dopo di me va a casa di questo ragazzino, allora l'ho cresciuto, proprio sono stata vicina, e allora ha fatto questo omaggio, ha suonato Beethoven per me, è venuto, sono proprio contenta, felice di aver tutte queste bellissime persone. Professoressa di musica per tantissimi, inizi da me. Per arrivare ai ragazzini di oggi. Sì. Ma poi li ho voluti molto bene, li vogliono bene tutti quanti, e mi hanno dimostrato proprio un affetto. Ma posso dire una cosa che vede Enrico, un avvocato di 72 anni che conoscevo da giovane ragazzino, è venuto da Vienna ed è venuto a salutarmi l'altro giorno, Gary. Però la cosa che mi ha colpito, Enrico, dice: Anna, vado al cimitero a salutare Edoardo, il fratello. Una cosa che proprio. Vabbè, è un avvocato bellissimo che conoscevo, noi siamo stati a Vienna, tutto così. Lasciami stare. No, l'ultima cosa che chiedo: Natale in casa Cupiello. Questa è una chicca che nasce in casa Colucci. E spieghiamola. No, ma quando Edoardo Colucci mi ha presentato a Edoardo De Filippo, e allora ha detto: questa è l'ultima sorella, è la più piccola. E Edoardo mi ha detto: ci ho capito, che stia una tur ramartre. Capito? Sì, in casa Cupiello. Casa Cupiello in effetti inizialmente era casa Colucci, il Natale in casa Colucci. Perché? Perché a Natale, perché questi fratelli conoscevano questi amici e abbiamo avuto veramente delle persone. Io ho avuto Buitoni, per esempio, che suonava, che veniva a cantare in casa mia tutta l'estate, ed era proprio una persona molto simpatica, cantava, c'aveva un cognato che suonava, e in casa Colucci c'era sempre questa bella personalità che andavano e venivano. Questo sì. Possiamo dire, Colucci significa musica, commedia, ma anche arte e pittura soprattutto. Sì, ho avuto due fratelli, dicono bravi, bravissimi, Vincenzo e Edoardo, che sono stati alunni del maestro Casciaro, che ancora oggi ci sono i nipoti che vengono ad abbracciarmi, che ci vogliamo sempre bene, hanno avuto veramente delle buone basi e della buona educazione. Qual è il segreto di Anna Colucci? Non lo so, il vostro affetto, l'affetto di tutti, l'affetto di Antonietta, io tutte le sere, tu lo sai, tutte le sere. Tanti auguri.